proveremo a rispondere a questa sua sfida, a questa sua provocazione alta. A lei la parola, Monsignore. Grazie molte. Vorrei cominciare appunto con un articolo della Costituzione che dice tutti i cittadini, articolo terzo, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Metto questo articolo all'inizio di questo mio parlare, conversare con voi, proprio perché ispira una cura per il cittadino, per i cittadini, per il lavoratore, per i lavoratori, che è una delle sottolineature che mi preme ricordare. Io ringrazio molto dell'invito a prendere la parola in questo luogo così autorevole e così prestigioso. Penso che non sia tanto una deferenza verso la mia persona, quanto un modo di riconoscere la rilevanza per il bene di Milano della Chiesa Cattolica nella sua capillare presenza nel territorio. Il fatto che oggi, 11 febbraio, questo momento, questo evento coincida con il ricordo dei patti lateranensi, per quanto sia una coincidenza casuale, è però significativa e consente a me di riconoscere che entro i rapporti non privi di complessità tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, la tradizione e l'attualità milanese scrivono pratiche di eccellenza anche in questo campo. Ora io sono qui ad esprimere la gratitudine per l'apprezzamento che è rivolto alla Chiesa Cattolica nel riconoscere l'incalcolabile patrimonio di cultura, di solidarietà, di assistenza, di dedizione educativa. Naturalmente, come vescovo, esprimo anche l'auspicio che le persone che pensano e che riflettono con spirito critico e autocritico, non si confrontino con la Chiesa Cattolica solo per riconoscere il servizio reso e il servizio che rende in molti ambiti della vita della città e quindi l'utilità che rappresenta la presenza della Chiesa Cattolica, perché è disponibile a farsi carico delle persone e delle problematiche, perché la Chiesa fa tutto questo, perché persuasa di poter offrire non un servizio o una cura palliativa per i problemi che non si possono risolvere, ma una testimonianza che la vita ha un senso, che la vita ha una direzione, che la vita è una risposta alla promessa di Dio che propone la vita eterna e che la vita sia buona, sì, in obbedienza al comandamento di Gesù, che indica nella strada dell'amore fraterno e del servizio ai poveri, quale frutto della vita di Dio, una buona ragione per vivere insieme, per costruire la storia. Nel riproporre quanto è stato indicato con l'intenzione che avevo di formulare un augurio, sia pure con un'espressione un po' provocatoria, nel discorso intitolato Autorizzati a pensare, mi permetto di condividere una riflessione sulle condizioni per l'esercizio del pensiero che abbia come oggetto la vita della città e le prospettive in cui possiamo impegnarci. Credo che per un pensiero che renda vivo il dialogo, audace e lungimirante la progettualità, rispettoso il confronto fra le diverse posizioni e i diversi punti di vista, corretta la sfida per conquistarsi il consenso dei cittadini,
la condizione sia di condividere un linguaggio, cioè di avere come punti di riferimento condivisi alcuni valori e di praticare come procedure comuni alcune regole di comportamento. La riproposizione di alcune di queste componenti di un linguaggio comune che io vorrei fare questa sera può suonare come una specie di ripetizione dell'ovvio, però può anche essere un ritrovare radici da cui viene il vigore per portare frutto, la fierezza di un'appartenenza a questa città e la persuasione della legittimità delle differenze e anche delle contrapposizioni. Infatti, sul presupposto della condivisa opzione democratica e nella legittimità delle diverse anime che abitano la città, risulta costruttiva quella dialettica democratica che lascia emergere anche decisioni alternative che poi i cittadini sono incaricati di premiare o di punire e secondo le loro punti di vista. E quindi la legittimità della differenza fino alla contrapposizione però sta dentro la comune opzione per una vita democratica. E io vorrei riconoscere alcuni punti comuni, presumibilmente per tutti coloro che accettano questa condizione di vita democratica. Naturalmente riconosco ancora quanto ho detto, e cioè la Costituzione della Repubblica Italiana, che è un testo che conserva il suo valore e nella prima parte, quella che ha una plausibile più lunga duratura apprezzamento, quella dove si raccolgono i principi condivisi dai padri costituenti, è il punto su quale merita, credo, di fare riferimento. Però il riferimento alla Costituzione non può essere solo un appello retorico, deve essere piuttosto un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l'inevitabile impegno di interpretazione e di mediazione del contesto culturale e anche di aggiornamento di quelle parti che la storia ha dichiarato superate. Per esempio, l'articolo 3 che ho citato indica impegni e orientamenti che possono essere, secondo il mio parere, molto incisivi nelle scelte ordinarie di un'amministrazione comunale. Mi permetto di sottolineare tra i fattori determinanti del linguaggio comune quello di individuare, di condividere la nozione di bene comune, supponendo che sia condiviso il principio che chi deve amministrare una città e una nazione anche deve farsi carico del bene comune. Se questo sta, mi sembra che sia determinante chiarire che cosa si intende per bene comune. E io mi permetto di suggerire che bene comune deve essere inteso come il convivere sereno, solidale dei cittadini, è il nostro essere insieme il bene comune, più che i singoli beni o la buona condizione di tutti. È proprio la convivenza civile, solidale e serena che è il bene comune. Quindi promuovere il bene comune significa promuovere l'appartenenza consapevole e corresponsabile alla comunità cittadina. Un altro tema di convergenza che mi sembra opportuno richiamare, pur consapevole di entrare in un argomento controverso, ma che io ritengo irrinunciabile e che merita di essere oggetto del pensare costruttivo, critico e saggio al quale ci sentiamo autorizzati, è il tema della centralità della famiglia. Ritengo infatti che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere sereno e solidale. La considerazione della famiglia e la sua centralità per il benessere della città si scontra con la tendenza diffusa a dare enfasi ai diritti individuali, sia nel costume, sia nella mentalità, sia nella legislazione nazionale, come nelle delibere comunali. A me sembra però
che sia ragionevole in vista della promozione del bene comune, che si promuova la famiglia come forma stabile di convivenza, di responsabilità degli uni per gli altri, di luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata solitudine degli anziani, i fenomeni allarmanti della dispersione scolastica e delle dipendenze in giovanissima età e dell'indifferenza individualistica devono dare molto da pensare a chi ha a cuore il bene comune. E ribadisco la mia persuasione, che ho espresso anche nel discorso di Sant'Ambrogio, che sia onesto riconoscere che le problematiche nominate e anche altre suggeriscono che la famiglia è la risorsa determinante. Per quanto io possa vedere, per costruire e offrire un'ipotesi di pensiero costruttivo, io mi limito a indicare due percorsi. Quindi sul presupposto di un'attenzione alla Costituzione, di una definizione di bene comune, di valorizzazione della famiglia, io propongo di riprendere due percorsi che ho già enunciato in altra sede, e il primo percorso si può riassumere nell'arte del buon vicinato. Questo percorso invita a responsabilizzare tutti i cittadini e tutti gli abitanti che convivono nella città e proporre l'atteggiamento di cittadinanza attiva, vigile e intraprendente. Il buon vicinato, infatti, non si può decidere con una delibera comunale, eppure non si deve neppure lasciare alla buona volontà dei singoli. Si tratta di una promozione culturale che, grazie alla mediazione di molte presenze territoriali, diffonde un modo di intendere il vicino, i vicini di casa, come potenziali alleati e non come potenziali minacce. Le presenze territoriali che possono favorire e praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono molteplici e devono trovare incoraggiamento, sostegno per rendere incisiva la loro azione. Tali presenze si possono nominare solo in modo allusivo, dato il numero e la diffusione nel territorio, e nomino quindi le parrocchie e gli oratori, nomino le scuole, i centri culturali, le associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto, i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, degli inquilini, i presidi sanitari. C'è tutto un reticolo molto capillare che potrebbe favorire l'arte del buon vicinato e che ha necessità che le istituzioni e la Chiesa e tutte le agenzie presenti possano favorire e incoraggiare. E ritengo che l'amministrazione comunale possa fare molto per sostenere le buone pratiche e bonificare i territori esposti al pericolo di diventare incubatori di violenza, risentimento, illegalità. La cura per i servizi sul territorio e il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi, la cura per le condizioni abitative e il patrimonio immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, per la presenza capillare della polizia locale, la promozione di iniziative di animazione, di festa nei quartieri e chissà quante altre cose che si fanno e si potrebbero fare, sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti che desiderano contribuire a un convivere sereno e solidale. Primo percorso, dunque, come promuovere quest'arte del buon vicinato valorizzando le potenzialità presenti nella nostra città. Il secondo percorso si può riassumere nell'espressione alleanza delle istituzioni. Si deve riconoscere che nella tradizione milanese le istituzioni hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione e di molteplicità di confronti. Credo che la stagione sia propizia e incoraggiante
per intensificare questa dinamica positiva. L'alleanza tra le istituzioni deve essere intesa come uno stile di rapporti, di incontri, di confronto che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. Tali domande sono domande, da un lato, di orizzonte e di prospettive. Infatti, che cosa intendiamo per città? Come descrivere il funzionamento, le sue dinamiche interne, le pressioni e i condizionamenti del contesto nazionale, europeo e planetario? Quale città vorremmo costruire e quali risorse abbiamo per dare alla città un volto che la renda desiderabile? Affrontare queste domande richiede non solo la competenza e l'esperienza, ma anche una visione di prospettiva. E la prospettiva di Milano credo che debba essere europea e mediterranea per essere fedele alla sua vocazione. Questi due orizzonti sono entrambi irrinunciabili e acquistano particolare fascino e sono una particolare responsabilità in questa stagione che prepara le elezioni europee e registra una povertà preoccupante di contenuti sull'argomento. Dunque, sull'alleanza delle istituzioni dobbiamo affrontare domande di prospettiva e di orizzonte, ma le domande sorgono anche dalla cronaca spicciola, cioè dalla vita vissuta nei diversi territori della città, così articolata e differenziata. E in questi territori, in ogni territorio, ci si deve domandare quali sono le risorse, quali sono le presenze promettenti, quali sono le presenze preoccupanti, quali sono i servizi necessari, quali sono i luoghi di promozione dell'incontro e del buon vicinato, quali le problematiche più acute e da affrontare con urgenza. In città vivono e operano istituzioni prestigiose, efficienti, dotate di risorse, di idee, di esperienza, e tra le istituzioni devono essere nominate l'amministrazione comunale, le università e la scuola, le forze dell'ordine, le parrocchie, la chiesa diocesana, le comunità cristiane e le altre comunità religiose. La mia presenza in questa sede, in questa occasione, è per ribadire la disponibilità della Chiesa diocesana nelle sue varie articolazioni centrali e territoriali, per essere partecipe di questa alleanza, per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande, sia quelle di più vasto orizzonte, sia quelle che sorgono dalla cronaca spicciola e dall'incombere di problemi particolari. La Chiesa ambrosiana può offrire il servizio disinteressato per coniugare sviluppo ed equità, sicurezza e inclusione, con la sua presenza capillare in tutta la città e la sua riserva di sapienza e di speranza che le ha consentito di attraversare i secoli e di guardare con fiducia al futuro. Devo terminare con un augurio. Vescovo, più che un augurio, pronuncia una benedizione, quindi io voglio concludere invocando la benedizione per tutti quelli che cercano Dio e la sua benedizione, sono umili e fiduciosi, e per quelli che non lo cercano e quelli che non ne sentono il bisogno, per tutti Dio comunque offre la sua benedizione. E questa benedizione significa che ci sia una fiducia che sia oltre i calcoli e le previsioni, che ci sia una stima di sé e delle proprie capacità più forte delle sconfitte e più sensata della presunzione, e che ci sia un seme di fraternità più radicale della diversità e più audace delle fatiche del vivere insieme e più lungimiranti delle paure. Ecco, questo è il mio augurio, questa è la benedizione che invoco per noi tutti e per la città,
Questo è il mio motivo di gratitudine a voi tutti per il vostro lavoro, per questa convocazione nel Consiglio Comunale e per questa promettente esperienza di dialogo e di confronto con voi tutti. Grazie di cuore. Grazie Arcivescovo. La parola al signor Sindaco Beppe Sala.